Che dire? Si è appena conclusa Palermo-Ternana. Parliamo immediatamente. Finita 1-1. Appena staccato la live, vi ringrazio perché eravamo in tantissimi. E ringrazio anche tutti i tifosi della Ternana che ci sono stati, i tifosi del Palermo e non. Davvero, grazie di cuore, vi aspetto tutti i giorni in live sulla piattaforma Viola. Ma comunque, queste partite, parliamoci chiaro, si preparano da sole. Se il Palermo avesse affrontato tutto il campionato come in questa partita, o come nel derby, o come a Catanzaro, il Palermo avrebbe fatto un campionato diverso, la classifica sarebbe ben diversa. Purtroppo sappiamo che anche che per diversi fattori non siamo riusciti a esprimere al meglio il nostro potenziale. Diciamolo in questo modo. E questa squadra per me, e lo dico all'inizio stagione, è una squadra con ottimi giocatori, non tutti ovviamente, è una squadra che messa bene in campo può dire la sua, è una squadra che scendendo in campo con la mentalità giusta, e la mentalità i giocatori devono averla, ma deve anche essere trasmessa ai giocatori con la giusta mentalità, questa squadra può far male. Sbagliando tanto davanti e sbagliando anche dietro. Però può far male, perché non c'è stata una squadra, a parte la Ternana adesso gli ultimi 20 minuti. Comunque il secondo tempo la Ternana ha giocato comunque meglio del Palermo. Ma un pareggio giustissimo secondo me, come fu un pareggio giusto all'andata. Anzi, anche lì avevamo recriminato. Qui recrimino il primo rigore, nettissimo. Spallata, braccio largo di defendere il capitano della Ternana, che poi è uscito perché secondo me non riusciva a tenere Valente in velocità. E rigore solare. Il secondo, quello che hanno recriminato anche in molti, secondo me non c'era proprio, si è lanciato, cioè è stata una piccola trattenuta. Non siamo in Serie A, quindi questi rigori non li fischiano. Quindi il primo c'era, il secondo no. Era una partita che si preparava facilmente, ripeto. Io mi sentivo che la squadra quest'oggi non avrebbe preso l'imbarcata che tutti si aspettavano, perché tutti aspettavano solo questo, che il Bayern perdesse 5-0 quest'oggi e che la Ternana appoggiasse. Avete capito ciò che volevo intendere, ma comunque non c'è stato questo divario tecnico così gigante. Però è vero che la Ternana comunque ha un'ottima rosa, un'ottima squadra, un ottimo allenatore, e ha una mentalità, secondo me riesce a trasmettere Lucarelli una mentalità diversa da quella che trasmette Boscaglia. È più motivatore rispetto a Boscaglia oggi, ma comunque si sono divisi la posta, perché comunque un pareggio che, ripeto, per me è molto giusto. E voglio sapere da voi cosa ne pensate. Scrivetemi qui sotto, commentate, ditemi cosa ne pensate voi della partita. Scrivetemi, commentate, così almeno riusciamo a confrontarci. 4-3-3, abbiamo giocato con Pelagotti, Accardi, Somma, Palazzi e Crivello. In mezzo Ogier, Luperini e De Rose. In avanti il tridente composto da Valente, Canutè e Lucca. Canutè purtroppo ancora poco, può dare di più. C'è stato un miracolo, e vi ricordo, domani guardatevi la reaction perché è davvero qualcosa di eclatante. Al 45esimo, all'intervallo, è successo qualcosa di meraviglioso. Qualcosa che a Palermo ha fatto risplendere il sole. Mister Boscaglia ha fatto un cambio al 45 ed è entrato Silipo. Ha fatto 45 minuti Silipo. Terzo, primo secondo pallone toccato, abbiamo trovato il gol. Anche se poi non ha fatto lui l'assist, ma comunque l'azione l'ha fatta partire lui. Proviamoli sti ragazzi, perché a Silipo gli dai i 45 minuti contro la Ternana, però nelle partite contro la Virtus Francavilla, contro tutte le altre, sempre 5 minuti, 4 minuti, 8 minuti, 9 minuti. Pecorino è andato alla Juve dal Catania per aver fatto 5 gol. Lucca ne ha fatti 6. Perché Lucca, che ha quasi la stessa età, no? Per quel motivo di cui parlo spesso in live. Facciamoli giocare i nostri, quelli che hanno il talento, buttiamoli dentro. Buttiamoli dentro e proviamoli. Oggi è successa un'altra cosa eclatante, perché ok che Luperini ha corso, ha lottato tanto, ma ha perso tanto dal punto di vista tecnico. Poi ha sbagliato sia davanti la porta, qualche passaggio di troppo, però ha lottato come un dannato, cosa che non ha fatto nelle altre partite. E poi, bro,
Cosa dici, bro? Oggi ha giocato la mezzala, il suo ruolo. L'unica cosa che bro sa fare in carriera è la mezzala. Non è che abbia fatto. Però accontentiamoci. Benissimo a Cardi finché ha retto. Poi è entrato Doda. Bene, bene. Io ripeto, Doda non è soltanto quella riserva. Purtroppo per infortuni Doda, secondo me, comunque lo ha dimostrato lo scorso anno, un buon giocatore su cui magari puntare per una futura crescita. Comunque ha giocato bene. Non parliamo del gol della Ternana, perché non mi va. Comunque 5 rimpalli, noi prendiamo tutti sti gol così strani. Avrei preferito il gol su punizione di Falletti, sì, ecco, tipo lì non la prende Peragotti, era. Avrei preferito quello, che 5 rimpalli, Crivello che scivola, sviene, perde il giocatore che la mette in mezzo, poi arriva da dietro Falletti, tira gol. Avrei preferito più l'altro, ma ci sta comunque, un pareggio per me veramente giusto. E mi chiedo e spero, io non è che io voglio questo, noi tifosi vogliamo questo. Non vogliamo per forza che tutte le partite siano vinte, tutti vorrebbero quello. Ma se volevo quello non tifavo Palermo. Noi vogliamo questo, vogliamo queste dimostrazioni, vogliamo le dimostrazioni che prima di essere calciatori e venir pagati per essere calciatori, non cacciatori, calciatori, dovete essere uomini. E gli uomini lo dimostrano in queste partite. Infatti, magari prendiamo spunto. Adesso pensiamoci, perché con tutte le squadre nel nostro livello più forti riusciamo a giocarcela alla pari, mentre con le più piccole fatichiamo e ci lasciamo prendere, le lasciamo giocare, non abbiamo la voglia di riprenderci la partita, magari per le tante partite perse. Ma in questo momento i veri uomini vengono fuori, nei momenti difficili contro le avversità più forti. E la Ternana era la squadra che non aveva mai, è l'unica squadra in Europa, praticamente tutti i campionati, non ha mai perso, la Ternana. Onore a loro, invidio molto la loro struttura societaria, ne ho parlato oggi in live. Hanno un'ottima squadra, però ce la siamo giocati. Noi che reputiamo la nostra squadra un branco, non noi, cioè non tutti, ma comunque per molti sono tutti da buttare. Qualcuno c'è, non neghiamocelo. Però da inizio anno cosa cazzo ci voleva? Era così difficile. Da inizio anno 4-3-3. Questi hai, non hai il trequartista. Invece inventarti Luperini, bro, tutti, Santana anche quando. Invece inventarti il trequartista. Là non ce l'abbiamo. Non abbiamo il regista, non. 4-3-3. Due mezzali ce ne hai quante vuoi, gli esterni ne hai quanti vuoi, le punte ne hai due, quindi quelle deve alternare. Io non so se c'è veramente qualcosa sotto, se c'è stata una lite, non so niente, non ne ho la più pallida idea, ma io spero che riescano ad incontrarsi, perché Saraniti secondo me può dare il suo contributo, non dobbiamo per forza affidare tutta la responsabilità del nostro attacco e tutte le matte e tutti gli insulti possibili al povero Lucca, perché comunque Lucca, ripeto, 6 gol li ha segnati. Se non c'era neanche lui, neanche quelli avremmo fatti. E ha segnato comunque gol tutti pesanti, la Ternana, al Bari e gli altri che non ricordo in questo momento. Però vi dico, che cazzo ci voleva da inizio anno a far questa cosa? Cosa ci voleva? Mentalità 4-3-3. Giochiamo a pallone con i giocatori che hai. Non c'è bisogno di inventarti palazzi in difesa, che adoro, lo adoro, gioca bene, ma per me deve, può, è il suo ruolo, può fare il centrocampista, ovviamente quando tornerà Marconi. Somma oggi meglio, qualche cavolata. Però dai, crediamoci, crediamoci, siamo il Palermo, non siamo il Palermo perché automaticamente Miccoli, Zamparini e Cavani e compagnia bella, eravamo in Serie A, tutto bello e qui dobbiamo tornare per forza in Serie A. Non siamo per forza la quinta città d'Italia, quindi siamo la gente obbligata, non è un obbligo il Palermo di stare in Serie A. Dobbiamo meritarcelo, dobbiamo meritarcelo, e per meritarcelo dobbiamo giocare a calcio con la giusta mentalità, con l'aggressività giusta e con lo schema giusto.
tutto qua. Chissà che campionato sarebbe stato. Let it go, let it go.